Allora, parla a bassa voce perché, come avete detto nel titolo, oggi e Pippo faremo uno scherzo a mamma. E adesso vi starete chiedendo, ma dov'è Pippo? Pippo è sotto proprio con mamma perché deve, diciamo, ovviamente è mio complice, e deve stare con lei, cioè deve trattenerla sotto in cucina perché ho messo una telecamera e le ho detto, per favore, tienila qui perché sennò ovviamente se si sposterà, si muoverà, non la vedrete, quindi cioè, sarebbe stato un casino. In questo modo Pippo, praticamente mamma sta aiutando Pippo a fare i compiti perché è messo male, indietro, come sempre, e quindi lei appunto, cioè sono entrambi in cucina al tavolo a fare i compiti. E questione mamma sistemata. Ma che scherzo vi farò? Allora, devo dire che mi sono anche appuntata qualcosa, perché in questo modo non, cioè per fare la parte meglio. Praticamente farò, questo è uno scherzo, sarà uno scherzo telefonico, cioè chiamerò mamma fingendo di essere un maresciallo dei carabinieri, di qua appunto del nostro paese, e quindi uno scherzo appunto dalla caserma. E farò finta, cioè le dirò che lei con la macchina ha investito una signora, comunque dopo vedrete bene, e secondo me questo sarà uno di quegli scherzi che si ricorderà per sempre, veramente. Questo secondo me sarà uno scherzo bellissimo, proprio. E soprattutto secondo me si preoccuperà molto molto molto. Comunque, le cose importanti sono, naturalmente metterò un filtro della voce, quindi utilizzerò un'app e la cosa importante è anche il fatto che qui nel mio paese c'è un maresciallo donna e quindi io farò finta di essere lei. E Perfetto, per di più, mamma sa che io sono qua in camera mia e sto facendo un meeting con l'università per sapere bene come funzionano i talk, gli esami, eccetera, come sono i vari corsi. Quindi di sicuro non verrà qui a disturbare, perché proprio gli ho detto assolutamente, perché sennò è un casino, voglio ascoltare, eccetera. Quindi non verrà e quindi mi si è inventata una bella bella scusa. Ok, metto subito il telefono in anonimo, così appunto non vede il numero, il mio numero ovviamente, e chiamerò il telefono di casa, così. Perfetto. Allora, direi di iniziare ragazzi. Se sono emozionata, iniziate già a baciare un bel pollice in su per questo scherzo. Io vado ragazzi, mamma mia che ansia. Comunque, se mi vedete leggere giù è perché semplicemente ho il foglio con gli appunti e quindi per dire tutti i punti bene, eccetera. Ok, io vado. continua tu. Sì. Sto Ciao, parlando. Pronto? Buongiorno, parlo con la signora Spezzano? Sì, sono io. Salve signora, la caserma dei carabinieri, sono maresciallo. Sì, salve. È successo qualcosa? Sì, qualcosa direi anche di alquanto grave. Comunque, mi Come può di dire. grave? Sì, una cosa alquanto grave, le dico. Comunque, sa che non si può parlare tanto per telefono, Sì, però. guardi, io ho mio marito fuori casa. È successo qualcosa a mio No, marito? no, non c'entra nulla suo marito, non si preoccupi. Ah, ok, mi E mi dica. dica subito una cosa: lei è proprietaria di una Fiat 600 nera targata. Sì? Ok. Allora, sarebbe perfetto se lei potesse venire in caserma qui, anche, cioè, immediatamente Ma venire comunque. per cosa? Cioè, io sono agitata. Cioè, mi dica per cosa mi ha chiamato. Non può, lo so che voi non potete parlare, dire per Sì, non telefono. possiamo tanto parlare per telefono. Comunque, le posso dire che Di cosa si tratta? c'è pervenuta una denuncia a suo carico con tanto di filmato. Quindi, diciamo che ci sono anche delle prove. E per Cioè, mi hanno questo le dico. denunciato? Sì. E per cosa avrei fatto? Mi scusi? No, praticamente stavo vedendo anche tutto il giorno, un po' che vedo di nuovo i filmati a ripetizione per vedere un po' più di dettagli. Praticamente si vede Quindi c'è il proprio. filmato, mi hanno C'è filmato un addirittura. filmato, sì, una telecamera, praticamente di lei in macchina, appunto su questa macchina, lei mi dice appunto che lei è la proprietaria, quindi. Sì, quella targa lì, sì. Sì, e questa macchina, è passata con il rosso, quindi la sua macchina è passata con il rosso e, successivamente è stata investita una signora, diciamo non pienamente, però è stata No, 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 sfiorata. no, allora le posso dire che non sono io. Cioè, Nella io ho la giornata, e macchina le dico qua. anche quando, nella giornata di Sì. ieri, più o meno verso le 15:20. Guardi, allora, ieri è impossibile, io non ho usato la macchina, io ieri sono uscita con mio marito, ieri pomeriggio, ma ero con l'altra macchina e quindi assolutamente è impossibile Signora, comunque che... potrebbe venire qui in caserma?
Così ne parliamo al prossimo. Ma io vengo anche, vengo, voglio vedere questo filmato, ma è impossibile che sia la mia macchina. Io non sono uscita con la macchina ieri. Eppure le ho detto la targa, devi vedere la proprietaria. Ma riguardate bene il filmato, magari la targa non è quella. No, 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 è questa, signora. Gliel'ho detto. E comunque, guardando meglio il filmato, ho potuto vedere che si tratta di una donna, però una donna giovane, quindi sembra proprio una ragazza, con una maglietta bianca e degli occhiali a forma di cuore, sì. Degli occhiali, mi scusi, non avevo capito. Sì, è una maglietta bianca. Allora, io ho mia figlia che si sta patentando. Quindi non ha la patente? No, cioè, si sta patentando al foglio rosa, però esce con noi, cioè, lei guida con la macchina lì, ma esce con noi, cioè, senza di noi vicino, col foglio rosa non può guidare. E ha degli occhiali a forma di cuore, però penso proprio che se no, cioè mia figlia non farebbe mai una cosa del genere, cioè ieri era a casa. Eppure l'orario è quello, quindi non so. Ma era qua con suo fratello, cioè era qua con suo fratello. E gli unici dettagli che ho potuto vedere sono questi, perché sembra, cioè, una ragazza proprio giovane, cioè non tanto una donna matura, proprio giovane. Sì, e mia figlia ha 19 anni, però è anche così, ha anche un paio di occhiali a forma di cuore, ma... A me sembra strano, cioè impossibile, no? Strano. Cioè, comunque, signora, c'è una denuncia a suo carico, quindi se può venire qui è meglio. Cioè, ma io vengo anche, però cosa vengo a fare? Cioè, noi non abbiamo... Cioè, io vengo, anzi... E deve rispondere delle emozioni. Le vorrei chiamare mia figlia perché vorrei capire un attimo. Aspetti solo un attimo, Ma sì. Tua sorella ieri è uscita? Cioè, io vi ho lasciato qua a casa da sola, è uscita? Sì, è uscita 15 minuti. Ha detto che andava e tornava. Ma ha preso la macchina? Non lo so, io stavo giocando, non so, mi ha detto esco per tipo 20 minuti, mi ha detto... Signora, se può solo non farmi perdere tempo, perché ho anche delle altre chiamate. No, mi scusi, è per capire, perché io cado proprio dalle nuvole, cioè adesso mio figlio mi sta dicendo che effettivamente mia figlia è uscita ieri pomeriggio. E solo che mia figlia adesso io la vorrei chiamare anche per capire subito, perché ho il batticuore, ho la tachicardia, mi scusi. Sì, signora, però appunto se lei mi dice che potrebbe essere sua figlia senza patente, la cosa si mette ancora peggio. Lo so, no, è gravissimo, infatti mi rendo conto, ma non, perché qui non abbiamo, è proprio ovviamente, da lei che faccia queste codice cose della poi strada, vestire una persona e andare via. Abbiamo infrazione del codice della strada, perché ovviamente è passata con il rosso, quindi già quello è una cosa. Poi, per di più, è investita una signora e poi è scappata, quindi abbiamo anche omissione di soccorso. Sì, ma poi guida senza patente. Non ha la patente. Cioè, lei ha foglio rosa, non ha mai guidato senza di noi, ma poi non è così sciolta da prendere la macchina e uscire e andare via così. Solo che mio figlio mi ha detto che è uscita, adesso mi è... Solo che, mi scusi, adesso mia figlia sta facendo... Un attimo, Filippo. Mia figlia sta facendo un meeting con l'università, perché adesso è collegata, quindi se non è un problema io appena finisce questo incontro online vengo subito con mia figlia là, più tutto mi farò spiegare da mia figlia che cosa ha combinato, perché sinceramente io non ero al corrente, mi dispiace, non so che cosa, cioè è impossibile che mia figlia faccia una cosa del genere, io non ci credo, quindi devo parlare con mia figlia, spero che ma così parliamo e errore di tag, che ci sia un errore nel video, perché magari il video non è nitido, ma non è lei. Però sai che noi abbiamo dei programmi che mettono proprio a fuoco e colgono i minimi dettagli, e siamo riusciti a vedere questi due dettagli qua. Quindi se lei mi dice che sua figlia ha degli occhiali a forma di cuore, quindi... Vabbè, però possono averli anche altri. Però la targa è quella, signora. Va bene, niente, allora io aspetto che finisca mia figlia e corro là, vengo. Pertanto venire io da sola, io non ero la guida di... No, è meglio che venga con sua figlia, così che... Io verrò con lei, perché devi dirmi soprattutto perché ha preso la macchina senza nessuno vicino, perché qua la cosa è grave, ma non grave, gravissima. Va bene, la ringrazio, guardi, e adesso vedo di chiarire con mia figlia. Perfetto. Allora ci vediamo dopo. Va bene, la ringrazio. Salve signora. Grazie ancora, buonasera. Ma che caspita combina tua sorella? Come? Tu non sai dove è andata? No, lei mi ha detto esco 10 minuti, poi ho sentito un motore, non so se era la tua macchina o la macchina del vicino che veniva, non so. Sì, ma lei è uscita e tu non ti sei chiesto come uscire. Tu basta che giochi a Fortnite, non capisci niente. No, ma lei mi ha detto esco, cioè non mi ha detto esco in macchina o no, mi ha detto esco 15 o 20 minuti e poi rientro. È stato bellissimo, cioè
ma l'avete sentito come era preoccupata, il batticuore. No, vabbè, adesso faccio un po', poi scendo e vediamo, perché dico appunto che ho finito il meeting e... Anzi, dico che appunto sono scesa perché ho finito il meeting, mi prendo una bottiglia d'acqua e poi, boh, poi le svelerò tutto. Cioè, ma bellissimo, fatemi sapere se vi è piaciuto, anche se qualcuno di voi me l'aveva già consigliato di fare lo scherzo della caserma, quindi... Ok, adesso aspettiamo e andiamo. Dovrebbe anche arrivare tuo padre adesso. Almeno... Cerchiamo prima di parlare con lei. Prima, appena stacca. Mannaggia, non posso nemmeno andarla via a chiamare. Ma quasi quasi vado a chiamarlo lo stesso. No, aspetta. Che se ne frega, dai. Ai. È una cosa troppo grave. Se ha fatto una roba del genere un incosciente, io non ci voglio credere, perché veramente è una cosa grave. Speriamo non sia lei, guarda. Ah, sta scendendo forse. Sì, sta scendendo. Vale, è finito? Sì, ma che cazzarone hai combinato ieri? Che ho combinato? Hai preso la macchina? Sì, io prendo la macchina. Hai preso la mia macchina ieri? Ha detto mio fratello che sei uscita. Sei uscita un attimino ieri pomeriggio. Hai detto un quarto d'ora e tutto e sei uscita. Dove sei andata? Sono andata qui, dalla vicina. Sì, dalla vicina, ma... A piedi, ma ti pare che hanno chiamato i carabinieri, mi hanno detto che tu hai preso la carabinieri. Addirittura, sei passata con rosso, hai investito una signora e sei scappata. Sì. Poi ho pure morto. No, veramente, mamma. Ma sei ieri? Allora... Tu ieri sei uscita? No, sono andata un attimo qua. Sono andata qui dalla vicina, che dovevo dare... Con la macchina, assaggiata! Veramente, no, con la macchina! Ma mi giuro che non sei stata tu, perché te lo giuro. Tu sai io come vorrei. Sono te io prendo la macchina. Fa cuore. Sì, ma... perché mi ha detto che è stata una ragazza giovane, con gli occhiali a cuoricino, addirittura come ci hai detto. E la macchina... Ma non è uno che ci conosce. Ha dato una targa. C'è un filmato, infatti sì, dobbiamo andare da... Ma sei io come guida che sono una formica o comunque che non mi sento sicura? Ma poi sapendo che ho reato non guidare io qui da te. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Comunque ieri ho sentito un motore vicino. E poi io vado a guidare da quindi, solo. Quindi o è lei tu uscita o è qua. No, tanto dobbiamo andare in caserma, preparati perché dobbiamo andare, perché dobbiamo andare da sul filmato. Ma diglielo. Cioè, lei mi ha detto, signora... Ma è possibile che sei andata alla vicina? Allora, sei stata fuori 15 minuti. Mi ha detto che dobbiamo andare... No, c'è un filmato, c'è un filmato, caspita, c'era mia targa. Ma non andiamo a vedere che filmato va. Ti dà. Ma non ho scherzato. Ma sono tranquilla, perché non ho fatto niente. Ma io non sono uscita, lo sai, con la maglietta, non l'ho mai adoperata la macchina, è successo verso le 3:20, mi ha detto. E lei è uscita verso le 3. E noi eravamo fuori. Se tu hai preso no, la macchina. No, io sono andata qui tranquillamente perché devo darle una cosa. Ah, guarda caso, guarda caso. Ah, ma che fai sei contro di me? Ma se tu sei uscita alle 3. Ma senti, allora, ma tu sai, secondo te io uscirei mai da sola in macchina? Ma tanto andiamo, allora, andiamo a vedere questo filmato. Ma sono tranquilla. Secondo me si sono sbagliati con la targa. Ma posso dire una cosa? Saresti pazzo. Ci sono troppe. Infatti. Posso dire una cosa? Ci sono troppe coincidenze. L'è uscita alle 3:10, il filmato dice alle 3:20. Poi lei è uscita con gli occhiali a cuoricino. Non lo so. Poi lei ha preso. Non lo capire anche io. Ah, andiamo a vedere, perché dicono che la macchina è la mia. Ho detto, non è che avete sbagliato la targa. La tua targa? Sì. Sì, pure con la targa! Beh, per forza, se ti chiamano, guarda che hanno fatto ricerche su quella targa. Guarda, il maresciallo non ti dice, guarda, uno ha fatto un reato, non te lo dice. No, vabbè, ma andiamo subito. Vado a prepararmi, voglio prepararmi, no, ma perché veramente qui voglio capire, perché non è possibile. Io spero solo che mi dici la verità, perché succede un 48, mi vado a preparare, perché non è possibile. Oh, mamma! Vieni un attimo. Ti dobbiamo dire una cosa. Mamma, cosa c'era? Ci sei graffiata! Lei ha chiamato! Mamma, il chiamare! Il king! Scappami con te! Minu. Ragazzi, hashtag king di prank! Vieni, Minu. E gli era complice! Anche Minu era complice! Questa non ve la perdono, questa non così ve la perdono. Così impari a dire che manca un attimo dalle vacanze. Però è vero che io sono stata brava. Posso dire una cosa? Cioè, potrei fare la maresciallo. Posso dire una cosa? Ma... Prima sta piangendo, ragazzi, sta piangendo. Tipo,
Guarda, guarda, mi volete proprio umiliare. Posso dire, ragazzi, una cosa così? La nostra mamma impara a dire che partiamo prima dalle vacanze. Ecco, bravo. Nostra mamma adesso prende un mattarello e un riempio, veramente pensate. Ma non si fanno sti scherzi. Io ero complice. No, 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 mi sento male, mi manca la testa. Io non ho già mal di testa, ragazzi, ho la testa che mi esplode. Che mi esplode. E comunque lo faccio. Ma non è che per farci scherzi solo tu. Esatto. No, però questo non è uno scherzo, questo è proprio cattiveria. Tipo, non mi anche, anche quella è anche cattiveria. Che no. Noi facciamo due giorni. Questa volta l'avete fatta veramente brutta. Basta, basta, basta. Ragazzi, basta, basta. Hashtag king dei prank. Hashtag. Hashtag. Ragazzi, Milu. Hashtag king dei prank. Hashtag mamma c'è cascata. Tutti nei commenti. Hashtag vi demolisco. Basta. Chiudiamo solo qui. Guarda. Noi ci rivediamo, non posso aspettare. Non so quando mi passerà sta cosa, veramente. Alla prossima! Consigliateci scherzi su Instagram!